Radio Radicale, siamo con Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center, per parlare di questa conferenza stampa sul voto gay alle prossime elezioni politiche. Allora, che tipo di orientamento diciamo, descrivete alla vigilia di questo voto e quanto conteranno le cose fatte nella precedente legislatura, in questa che sta concludendo? L'orientamento, allora, è che sicuramente ha un carattere trasversale. Abbiamo visto che l'elettorato delle persone lesbiche, gay e trans in Italia è trasversale a tutto l'arco politico, quindi dal centrodestra all'estrema destra ai partiti di sinistra. Quindi sicuramente abbiamo avuto anche che in alcuni partiti che oggi vengono definiti di estrema destra, anche il loro elettorato è molto pro verso le persone lesbiche, gay e trans. Quindi questo è un dato importante. Il dato rilevante è anche che le persone che sono dichiarate lesbiche e gay in Italia sono circa il 12,8, quindi il 13% della popolazione, e il 3,1% delle persone eterosessuali che sono parenti e amici di omosessuali sono dichiarati a votare in modo esclusivo per tutelare i diritti dei propri cari. Quindi abbiamo un bacino potenziale di persone molto sensibili al voto gay che è oltre del 16%, e che quindi questo bacino può oscillare da qualunque coalizione. Quindi è importante che ci siano azioni a sostegno delle persone lesbiche, gay e trans, perché questo è quello che vuole anche la maggioranza degli elettori. Ovviamente, se ci fosse anche una sola persona interessata ai diritti delle persone lesbiche e trans, è importante che la politica tuteli tutto. Ma il messaggio che noi oggi vogliamo dare è che ci sono molti elettori che non vengono ascoltati. E come mostreremo tra poco, anche gli elettori dei partiti di destra e di estrema destra o cattolici sono molto pro rispetto ai diritti dei gay, e però purtroppo nei programmi ad oggi non leggiamo nulla. Il Partito Radicale, il Club Pannella, chiedono di non andare al voto alle prossime elezioni, cioè di non votare per l'assenza di Stato di diritto nel nostro Paese, di censura nell'informazione, anche sulle proposte che presentano il Partito Radicale. C'è una fetta dell'elettorato gay che è convinta di questa tesi, che nel nostro Paese manchi lo Stato di diritto e anche dei diritti fondamentali come quelli che riguardano Ma i gay? dal nostro sondaggio questo non emerge, perché in realtà non abbiamo fatto una richiesta così specifica. Quello che emerge sicuramente è che c'è una quota di indecisi che non va a votare perché non ci sono istanze per quello che riguardano il supporto e sostegno alle persone lesbiche e trans. Quindi non vedono chiare delle istanze a sostegno contro l'omofobia, sul matrimonio gay, e quindi c'è una fetta di indecisi che andrebbe a votare se trova queste istanze nei partiti. Questo è quello che è emerso. Ecco, un'ultima considerazione. Ritiene che nell'albo delle promesse fatte in questo periodo non ci sarà nessuna promessa che riguarda questo settore perché è impopolare, diciamo, nell'area del voto populista, che è il grosso della fetta dell'elettorato italiano? Ma in realtà questa è una percezione che non è corretta, perché con i dati che mostreremo oggi mostriamo che in realtà l'interesse verso il sostegno delle persone lesbiche e gay è grandemente, di grande maggioranza in tutto l'elettorato, in modo trasversale su tutti i partiti, populisti di destra, di sinistra e anche tra gli indecisi. Quindi andare alle elezioni dove vediamo che purtroppo oggi nei programmi non c'è quasi nulla a sostegno delle persone lesbiche e gay sarebbe un errore, perché molti non andrebbero a votare e si perderebbe l'opportunità di dare diritti a chi non ne ha. Quindi lei pensa che i gay lib possano anche condizionare il voto di centrodestra? Libri in senso? Nel senso i gay che agiscono, che ce ne sono molti, tra l'altro c'è anche una corrente di pensiero, un movimento che agisce all'interno del centrodestra. Sì, sicuramente, diciamo, più che, diciamo, i gay nel centrodestra, e se il centrodestra si avvicina ai gay, cioè se il centrodestra nei propri programmi mette delle istanze molto chiare di supporto e di sostegno alle persone lesbiche, gay e trans, può avere sicuramente un risultato positivo, anche perché risulta che la sua base non è omofoba, anzi, come vedremo anche nei partiti estremi, la destra è favorevole ai diritti dei gay, e dopodiché potrebbe avvicinare persone che, come vedremo, faremo vedere nel sondaggio, voterebbero una coalizione di centrodestra se le istanze delle persone lesbiche e gay vengono riconosciute. Bene, la ringrazio, grazie a Fabrizio Marrazzo. Ok.